Saluto, professore. Sì. A noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. Già. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei, tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di sentimenti. Scusate. E me la devo preparare io stesso con le mie mani. Sono gelosissimo. Eccolo. No, mia moglie, no. Mia moglie non collabora. No. Sapete, è molto più giovane di me e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che secondo me, poi sotto un certo punto di vista, sono la poesia della vita. Perché, oltre a farmi occupare il tempo, mi danno pure una certa serenità di spirito. Bravo, bravo. E poi chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io, con lo stesso zelo, lo stesso amore? Capirete che dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente. Ma proprio lo faccio con tutte le regole. Per esempio, vedete, professore, sul becco, lo vedete il becco? Questo, professore, no, qua, voi guardate a me, il becco della caffettiera. No, per carità, io non mi arrabbio. Permetto di dire, sono di spirito anch'io, avete fatto uno scherzo. Dicevo, sul becco, è vero, io ci metto questo coppitello di carta. Quello mi sembra niente questo coppitello, ma pure c'ha la sua funzione. E già perché il fumo denso del primo caffè, che è poi quello più carico, non si disperde, anzi rimane dentro e profuma tutto l'ambiente, lo prepara per ricevere la sostanza, il caffè. Come pure, professore, ricordatelo, prima di versare l'acqua, sì, che secondo me deve bollire un paio di minuti per raggiungere quelle calorie, prima di versarle, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, no, dall'altra parte, dove si versa l'acqua? Voi chiudete la capsula, poi la capovolgete, dove si versa l'acqua? Sul fondo, sentite, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. È un piccolo segreto. Già, perché l'acqua, è vero, in pieno bollore, già si aromatizza per conto suo nel momento della colata. E allora il caffè viene più profumato, si viene meglio. È una grande soddisfazione, sì. Ed evito pure di prendermi i colori, perché se per una dannata ipotesi il caffè riesce male, va bene, per una manovra sbagliata, se unisce pezzi di coppa, pezzi sotto, se mesca, diciamo, posa e caffè. Siccome l'ho fatto con le mie mani, non me la posso prendere con nessuno, mi convinco che è buono lo stesso, lo bevo e ti saluto. È un altro poco. Lo so, voi pure vi divertite qualche volta. E come no, perché io vi vedo fuori al balcone a fare la stessa funzione. La mattina presto, sì, vi vedo col giornale. Sì, e pure. Sì, proprio le stesse abitudini. Anzi, siccome, come vi dicevo, è vero, mia moglie non collabora, me lo tosto da me. Sì, quello poi è la cosa più difficile. Indovinare il punto giusto di cottura. O colore, professore, il colore. A manto di Monaco, color manto di Monaco. Sta servito, professore? Permettete. No. E che profumo. È una meraviglia. Scusate, professore. Questo non è caffè, questo è cioccolato. Ciao.